Siamo una delle pochissime regioni ad avere uno strumento del genere che, diciamo la verità, mira a coinvolgere i cittadini, ma anche le loro istituzioni, le imprese, le associazioni, chiunque abbia voglia di dare il proprio suggerimento a chi deve prendere decisioni politiche, ma naturalmente serve anche a prevenire conflitti, perché noi sindaci, dico così perché ho fatto il sindaco per 10 anni, sappiamo bene che quando prendi decisioni calate dall'alto hai solo l'illusione di aver fatto presto e di aver fatto bene, perché se poi la comunità che deve attuare quelle decisioni non è d'accordo, le resistenze successive portano non solo a conflitti ma anche a una sfiducia generalizzata nelle istituzioni. È un bando a disposizione di comuni, associazioni, terzo settore, comitati di cittadini, scuole, università, per poter presentare delle proposte di processi partecipativi su varie temi che afferiscono alle competenze della regione, quindi delle politiche regionali che possono essere leggi, regolamenti, atti di programmazione, di progettazione anche degli enti locali. Faccio un esempio: i comuni che hanno la necessità di consultare i cittadini su propri regolamenti, su progetti di programmazione, sul riassetto del territorio, sui piani urbanistici, sul riutilizzo di spazi, ecco, possono ovviamente utilizzare questa opportunità di questo bando per presentare una proposta di processo partecipativo. Allora, questo avviso è il recupero della partecipazione dei cittadini a quelle che sono le tematiche del territorio. Noi siamo stati entusiasti di questo bando che mette a disposizione la regione, perché è un bando che ritorna a collegarci con quelle che sono le esigenze dei cittadini. Oltre a questo, noi anche come ANCI abbiamo sposato da subito l'educazione alla cittadinanza, che è un tema nazionale, che si collegano molto bene. Quindi noi siamo entusiasti di questo bando perché ci sarà un recupero del confronto con i cittadini, che poi sono i reali fruitori di quello che accade sul territorio.